a tutti. Stiamo dando un'occhiata a un'altra scheda madre di MSI, MicroStar International. Questa volta sto parlando della MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi. Non perdiamoci in chiacchiere e diamoci subito un'occhiata da vicino. A chi si rivolge? I nuovi prodotti di MSI si rivolgono principalmente a due fasce di utenti, i creator e i gamer, i giocatori. Beh, questa scheda madre è rivolta principalmente ai giocatori, quindi se sei un gamer che vuole iniziare a farsi il suo computer con una scheda di fascia medio-alta, beh, questa potrebbe essere la soluzione per te. Cosa c'è nella scatola? Diamo un'occhiata a quello che c'è all'interno della confezione. Troviamo ovviamente la nostra scheda madre all'interno della busta elettrostatica. Un manuale di istruzioni in formato digitale con tutti i driver, una quick start guide con diversi adesivi per il cable management, un adesivo in metallo MSI, un po' tamarro ma ci sta, un manuale di istruzioni questa volta cartaceo, le antenne per il wifi, due cavi SATA, e un altro cavo, questo è un connettore per l'illuminazione RGB. Abbiamo finito. Come si presenta? Come potete vedere, la scheda si presenta con un design minimal ma piuttosto robusto, con un'illuminazione RGB sul lato destro, proprio sotto il connettore d'alimentazione, e un design particolarmente incentrato sul colore nero. In basso c'è una piccola ventola per aiutarci a dissipare il calore della scheda. Ottima anche la placca già integrata. Sotto la scocca? Per supportare al meglio l'ultima serie di processori Ryzen, la nostra scheda madre ha un VRM composto da 8 più 2 fasi. Inoltre, come potete vedere, i dissipatori sono veramente generosi, quindi non dovremmo neanche preoccuparci troppo in caso di overclock. La scheda inoltre supporta fino a 128 GB e 4400 MHz per le RAM. Insomma, lo spazio per la potenza c'è e come. Sulla scheda troviamo due slot PCI Express 4.0 che sono la vera novità introdotta dalla terza generazione di processori Ryzen, altre tre piccole PCI Express 3.0, 6 connettori SATA, 2 connettori USB 3.0, 2 connettori USB 2.0, poi troviamo ovviamente lo spazio per ben 2 hard disk M2, uno dei quali dissipato da questo bellissimo dissipatore in alluminio. Insomma, questa scheda madre non si fa mancare proprio niente. L'audio invece è gestito da un chip Realtek isolato con condensatori di qualità che ci offre i connettori placcati in oro per una qualità veramente superba. Il pannello posteriore include un tasto per il flash del BIOS, una porta USB dedicata al flash del BIOS, l'ingresso PS2 vecchio ma mai dimenticato, lo spazio per le due antenne Wi-Fi, un'altra presa USB, altre due prese USB 2.0, varie prese USB 3.0 più una presa USB Type-C, l'uscita ottica e l'uscita stereo analogica, l'ingresso LAN e una uscita HDMI in caso non vogliate utilizzare una scheda video dedicata. È semplice da usare? Come tutte le schede madri, per saperla usare al meglio occorre avere un po' di conoscenze pregresse. Per la precisione, il BIOS è molto simile a quello di tutte le altre schede MSI, un'interfaccia non proprio intuitiva, ma che comunque sa dare il meglio per chi sa metterci le mani. Idem per il montaggio. Mi raccomando di affidarvi a un esperto in caso non ve la sentiste di montarla da soli. E le performance? Ovviamente una scheda madre del genere dà il meglio di sé nel mondo del gaming. Innanzitutto bisogna testare le performance termiche e in questo la X570 è veramente una bomba, grazie anche alla sua ventola dedicata che si attiverà solo nel momento in cui il computer è veramente surriscaldato, andando così a evitare anche un inquinamento sonoro troppo invasivo. Sì, ma quanto costa? Questa scheda madre la trovate a un prezzo di circa 180 euro, ovviamente su bpmpower.com. Si tratta di una scheda con un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi piccola spesa, grande scheda. Acquisto sì o no? Sì, ovviamente la consiglio a chiunque voglia giocare e voglia farlo con un'ottima scheda. Questa infatti ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi invito, se non l'avete già fatto, a dare un'occhiata anche agli altri video che abbiamo fatto sulle schede madre MSI per darvi un'idea migliore su quello che offre il mercato al momento.
Io vi ringrazio per averci seguito. Se possedete già questa piccola bestiolina, diteci che cosa ne pensate nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e il follow su Instagram. Grazie, alla prossima!